Un documento per contrastare il degrado urbano è stato approvato nella seduta del Consiglio Comunale dedicata proprio al degrado delle frazioni e delle periferie. La proposta di riunire il Consiglio Comunale per dibattere su questo argomento era stata del capogruppo del PD Stefano Palumbo, sottoscritta anche da altri consiglieri. Al termine della discussione è venuto fuori un ordine del giorno che vede come primo firmatario il consigliere Palumbo, con il quale si impegna il sindaco e la giunta ad affrontare le criticità emerse e a demandare alla Commissione Consiliare Gestione del Territorio il monitoraggio e soprattutto l'indirizzo per affrontare questi problemi. L'atto ricorda come il 10 novembre del 2018 nel complesso case di Pagliari di Sassa si era svolto un flash mob organizzato da numerose associazioni proprio per mantenere viva l'attenzione dell'amministrazione sul degrado urbano, paesaggistico e socioculturale presente, a seguito del quale fu sottoscritto un documento collettivo di indirizzo contenente il prospetto delle criticità rilevate e l'invito ad affrontarle attraverso una politica di ascolto e di concertazione. Le associazioni che hanno sottoscritto il documento sono Frazioni Fraintese, Paesi Nostri, Italia Nostra, Slow Food, Circolo Lega Ambiente, Pro Natura L'Aquila, Rifiuti Zero Abruzzo, Circolo Arsi Querenzia, Case Matte, Comitato Tresmusp, ma anche Amiternum Mollus, Osservatorio Nord-Ovest, Archeoclub e Proloco di Coppito. Le stesse associazioni esprimono la soddisfazione, nonostante il lungo tempo di attesa per questa convocazione, per l'assunzione di responsabilità con cui il Consiglio ha fatto proprio il documento. Per questo porteranno l'iniziativa anche su altre aree urbane del territorio.